Sono 14.000 i pellegrini attesi allo stadio San Vito Marulla di Cosenza per sabato pomeriggio per la beatificazione del servo di Dio Francesco Maria Greco, sacerdote di Acri al quale è attribuito un miracolo. Il rito religioso sarà presieduto dal cardinale Angelo Amato, prefetto della Congregazione dei Santi, rappresentante del Papa. L'evento è stato presentato nel corso di una conferenza stampa coordinata da Don Enzo Gabrieli e alla quale ha partecipato anche la madre generale della Congregazione delle Piccole Operaie dei Sacri Cuori, madre Alma Franco. La congregazione è stata fondata proprio dal religioso, che è anche l'artefice della costruzione del primo ospedale di Acri. Ma c'era anche la miracolata Nina Pancaro di Altomonte, la donna che era affetta da una trombosi venosa alla testa che secondo i medici non le avrebbe dato scampo, mentre era in coma dopo un'operazione ha visto il sacerdote che l'ha rassicurata. Era il 2003. Il suo racconto è davvero emozionante. Io non ho sognato, perché questa cosa non è un sogno, i sogni si dimenticano, possono essere interpretati. Io non ho sognato assolutamente, era una cosa vera. Lui mi ha chiesto che cosa avessi visto. Io ho visto una grande luce bianca, una luce che non si può descrivere, non era la luce del sole, non era neanche una luce artificiale della luna, era una luce bianca particolarissima, tipo una stella. Ero sdraiata su un letto in una stanza vuota. Si è presentato in mezzo a questa luce una persona vestita da prete, aveva l'abito talare, era alto, io lo vedevo alto ma perché ero sdraiata, ma non so se era alto o meno. Era una persona col vestito da prete, con una lievissima barba, come una persona che non si sbarba da un giorno, proprio poco così, e mi dice: sei stata male, adesso stai bene, devi andare a casa. Io ho avuto paura perché mi sono vista un prete che mi diceva: sei stata male, vai a casa. Dico: allora sto morendo. La prima cosa che ricordavo, ho detto: io male, io non sto male, io sto bene. Lui mi fa: ma tu lo sai chi sono io? Io ho detto: no, chi sei tu? Mi ha detto: sono Francesco Maria Greco. Ho detto: io, il fondatore delle suore. Ad Altomonte le suore stanno andando via, io sto raccogliendo le firme, dimmi a chi mi devo rivolgere perché io non voglio che vadano via le suore. Ha detto: le suore stanno bene dove stanno, sei tu che sei stata male, adesso devi andare a casa. Allora io ho avuto un poco di paura, mi sono impaurita e ho visto mio padre che era morto insieme a un suo amico, professore Pignataro, che ha detto a mio padre: Severi, glielo dico io o glielo dici tu? Papà ha detto: no, no, glielo dico io, e mia figlia glielo dico io. Mi ha detto: senti Nina, devi andare a casa dalle tue figlie. Ho detto: papà, ma scusa, adesso sono arrivata, sto bene con te, non ci vediamo da tanto tempo e mi mandi via, fammi stare un po' qui. Ha detto: qui non ci puoi stare, devi andare a casa. E io ho continuato a dirgli: ma vedi, c'ho la camicia da notte, come vado a casa? Ha detto: non ti preoccupare, alzati che ti metto sul treno. Mi ha messo sul treno della Silla, io con la camicia da notte, questo treno vuoto, io solo che viaggiavo in questo treno, un viaggio lunghissimo che non finiva mai. Quando è finito questo viaggio sono scesa, ho aperto gli occhi, ho visto lui e mia mamma. E ho detto a mia mamma questa cosa, la quale mi ha detto subito: non dire niente perché ti prendono per pazza, che papà è morto. Ho detto: mamma, lo so che è morto papà, ma io questo ho visto e questo vi dico.